va per mari e monti, partenza via. Qui siamo tutti pronti, qui siamo tutti pronti, qui siamo tutti pronti. Si va per mari e monti, via. Pronti, partenza via. Si va per mari e monti, partenza via. Qui siamo tutti pronti, qui siamo tutti pronti, qui siamo tutti pronti. Si va per mari e monti, via. Pronti, partenza via. Buonasera e benvenuti a Pronti Partenza Via, trasmissione della WISP Abruzzo Molise. Ed ecco con noi gli ospiti di oggi, che sono Francesca De Luca, in arte Sofien. Ben arrivata. Buonasera, un saluto a tutti quelli che ci seguono e ben trovata. E ben ritrovata, certamente. Invece poi abbiamo sempre con noi, però in collegamento Skype, il consigliere Berardino Fiorilli, membro della Commissione Sera. Ambiente. Ciao Berardino. Buonasera. Ci senti bene? Noi ti vediamo. Io benissimo. Perfetto, perfetto. Allora, prima di cominciare a parlare diciamo dell'argomento che volevamo affrontare oggi, che riguarda appunto il consigliere Berardino Fiorilli come membro della Commissione Ambiente e poi la tua scuola, abbiamo detto in arte Sofien, ma in realtà Sofien è anche il nome della tua scuola, perché tu sei un'insegnante, sei una coreografa, sei una filosofa, sei insomma una donna alla ricerca dell'arte continuamente. E che cosa insegni? La danza del ventre. Allora, noi quando parliamo di danza del ventre pensiamo, diciamo che la prima immagine che ci sovviene è quella, per esempio, di una araba che si esibisce in questa danza proprio per allietare, per compiacere l'uomo. Invece, scorrendo un pochino la narrazione storica di come è nata la danza, scopriamo che questa è una danza delle donne per le donne. In che senso, Francesca? Innanzitutto dobbiamo fare una piccola precisazione di carattere lessicale. Quella che siamo abituati a chiamare danza del ventre in realtà trova la sua esatta denominazione in danza orientale dall'arabo Raqs Sharqi, la danza dell'Oriente. È una danza che nasce nel periodo dei faraoni in Egitto, fa il giro del mondo e si arricchisce di tutti i paesi, insomma, che la accolgono, ed è una danza che gli egiziani chiamano la danza della salute, perché è in grado di rimettere a posto tutti i piccoli acciacchi che, insomma, abbiamo un po' tutte. È una danza molto femminile, ci aiuta a camminare bene, ci dà un bel portamento e soprattutto è una danza che ci aiuta anche a socializzare, a conoscere donne di tutte le età. È bello anche questo scambio umano tra donne, si instaurano delle bellissime amicizie ed è anche una forma di spettacolo molto raffinata, molto lontana dall'idea occidentale che purtroppo abbiamo di questa danza, un'arte che non è pura seduzione ma che ha alle spalle una storia, una cultura, e quindi alcune figure sono delle vere e proprie pagine di storia, e quindi è una danza che merita rispetto e che merita anche spazio, perché comunque è anche gradevole, insomma, sia per gli uomini che per le donne. Sì. Berardino, in realtà Francesca mi confessava che tu comunque la segui, sei stato anche a un'ultima esibizione, hai partecipato a un'ultima rappresentazione del burlesque, perché oltre alla danza del ventre si insegna. È vero? È vero, poco prima purtroppo del Covid e quindi della chiusura di tutti i locali, siamo stati in un locale molto carino di Pescara in cui ho visto Francesca esibirsi, che già conoscevo perché, forse non so se lei lo ricorderà, ma quando ero assessore agli eventi abbiamo fatto qualche iniziativa insieme e ci siamo conosciuti là. È sicuramente un'arte, perché è tale, molto, molto particolare, sicuramente che va oltre il significato puramente seduttivo che spesso purtroppo in maniera semplicistica siamo portati a dargli. Come tutte le arti, andrebbe prima studiata, conosciuta meglio e poi sicuramente con uno studio alla base anche apprezzata. Mi fa piacere che ci sia questa occasione per Francesca, ma anche per i nostri telespettatori, da parte sua di precisare meglio e per noi di imparare qualcosa di più.
Bene, certo. Allora Francesca, quest'anno, come diceva appunto prima Berardino, purtroppo l'ultima rappresentazione è stata quella che si è celebrata prima del Covid. Con questo Covid le cose si sono tutte bloccate. Dai primi di marzo, purtroppo anche con lo spettacolo siamo ferme con l'Accademia. Però siamo fiduciosi perché è appena uscito un decreto nazionale, qualche giorno fa, quello regionale, che ha sbloccato, ancorché con alcune misure di sicurezza, con cautela, col distanziamento, però speriamo gli eventi, che si riesca a riprendere un pochino sia quelli corsistici che quelli di spettacolo, certo. Insomma. Però ora c'è una cosa particolare: per la prima volta riesci, o sei riuscita, a portare fuori dalle mura della tua sede, della tua palestra, questi allenamenti, cioè hai la possibilità di utilizzare uno spazio pubblico, un parco, dove far allenare, ma immagino anche far vedere questo tipo di danza, questo spettacolo vivente, insomma. Sì, infatti ci riuniamo 3 volte a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, al Parco Villa Sabucchi dalle 18.30 alle 20, per la nostra lezione di danza orientale, divisa per livelli: lunedì le principianti, il mercoledì le intermedie e il venerdì le avanzate. È una grandissima novità perché per la prima volta, insomma, giochiamo all'esterno, facciamo lezione all'esterno, e questo è un grandissimo regalo che mi è stato fatto, perché comunque riesco un po' a ingrandire lo spazio della mia accademia e riusciamo anche a fare una bellissima lezione. Io la chiamo la lezione green, sotto gli alberi, quindi si respira bene. Dopo il lockdown abbiamo anche bisogno, abbiamo voglia di stare all'aperto, quindi abbiamo avuto questo bellissimo regalo, questa opportunità di trasferirci all'esterno e di fare lezione appunto nel parco. Per noi è una bellissima cosa, anche se le ragazze devono ancora un po' rompere il ghiaccio, hanno un pochino, insomma, sono abituate a stare ovattate in accademia e quindi devono un attimino abituarsi. Perché immagino che ci sia comunque del pubblico involontario che vi osserva, qualche passante, così. Però alla fine devo dire la verità che è una cosa apprezzata anche da chi guarda, non diamo fastidio, le nostre musiche sono carine, quindi comunque contribuiscono ad allietare un po' tutta la situazione. E infatti poi torneremo su questi che sono gli aspetti ulteriori di questa danza, perché dentro la danza del ventre ci sono diverse cose che servono per diverse cose. Mm-hmm. Berardino, tu come membro della Commissione Ambiente, durante il periodo Covid, ma soprattutto nei primi giorni quando si cominciava a ragionare sulle riaperture, avete dovuto affrontare appunto il problema dell'apertura dei parchi e delle aree verdi pubbliche. E insomma, come vi siete convinti ad affidare alcune aree o alcuni spazi di queste aree a delle associazioni, non solo sportive ma anche culturali? Sì, ma facciamo un passo indietro, perché diciamo che in generale, come amministrazione comunale, dal momento in cui abbiamo visto un po' lo spiraglio della ripartenza delle attività, ci siamo posti il problema di come poter aiutare questa ripartenza, non soltanto con contributi economici che sono sicuramente limitati da parte dell'amministrazione, vista la grandissima crisi che inevitabilmente riguarda anche le casse comunali, ma proprio in maniera fattiva, cioè con aiuti concreti che a volte, ecco, un po' come l'uovo di Colombo, riuscissero a dare un piccolo aiuto a chi opera nei vari settori senza costi per l'amministrazione, ma allo stesso tempo dando dei vantaggi. Quindi quella di poter mettere a disposizione degli spazi che sono di tutti, sono del comune ma in realtà sono di tutti, ad associazioni che già lavorano nel territorio comunale, che magari con queste restrizioni particolari non hanno avuto la possibilità di ripartire subito perché gli spazi erano calibrati su un altro tipo di situazione che purtroppo non è ripercorribile a brevissimo termine, abbiamo pensato che il parco, comunque gli spazi all'aperto, potessero essere ben utilizzati in questo modo. E quindi in commissione, ma devo dire all'unanimità, sia innanzitutto da parte del sindaco, della giunta e poi della commissione, c'è stata un'unanimità nel voler mettere a disposizione, credo, se non ricordo male, altri 43 spazi comunali verdi, che sono più o meno parchi, giardini che abbiamo nel nostro territorio comunale, a disposizione di chi già
opera nel territorio, quindi che già fa attività, che non poteva farle più negli spazi chiusi, e quindi secondo me è anche un modo per valorizzare questi spazi. Quindi è un duplice vantaggio per le associazioni che possono riprendere le proprie attività, dall'altra parte per questi spazi che magari restavano ancora un po' inutilizzati, comunque non utilizzati al 100%, che in questa maniera possono essere apprezzati forse ancora di più. Quindi credo che sia un'ottima sinergia tra due iniziative per celebrare insieme la voglia e la forza per poter ricominciare. E infatti, Berardino, a proposito di questo che tu ci hai appena detto, a me veniva in mente, nel riflettere su questa circostanza, che l'utilizzo di queste aree o di questi parchi può consentire una cosiddetta sorta di identizzazione, cioè caratterizzare il parco perché dentro quel parco si svolge una determinata attività e viceversa, caratterizzare un'attività perché si svolge assolutamente dentro quel tipo di, diciamo, di area verde, di spazio pubblico. Sofien, ti chiamo Sofien, Francesca va indifferentemente. Va benissimo, sì sì, ormai tutti Sofien. Tutti ti conoscono, sì, così, sì, con questa dicotomia. Sì, sì. Prima dicevamo che appunto questo tipo di danza è una danza che esalta il movimento, che consente le relazioni, soprattutto l'instaurarsi e il conservare, il mantenere un certo tipo di relazioni. E ci è anche raccontato che è una danza che ha avuto una sua evoluzione, perché a seconda del posto dove viene esercitata, praticata, prende delle tipizzazioni. Quali sono secondo te gli elementi che la distinguono o comunque fanno sì che questa danza del ventre sia propria di quel posto geografico piuttosto che di un altro? È una danza ricca di stili diversi, noi usiamo anche accessori diversi, c'è la danza del candelabro, la danza del bastone, i cimbali, i fanveils, le ali di Iside, ci sono tantissime tipologie, tantissimi stili di questa danza e si usano tantissimi accessori, ognuna ha il suo paese di origine e ogni stile ha anche il suo abbigliamento particolare. In questo momento stiamo studiando la danza Caligi, che è la danza tipica dell'area del Golfo Persico, che addirittura è una danza che fa danzare i capelli, è molto particolare, molto affascinante, è ricca di simbologie. Ad esempio la danza Caligi è la danza del Golfo Persico, che rappresenta i momenti di festa, è usata negli eventi, eccetera. Quindi è affascinante questa danza anche perché ha una ricchezza di stili, ha una ricchezza di accessori e questo non annoia mai, sia a livello di spettacolo sia a livello di lezione. Chi viene a lezione studia sempre stili diversi che hanno alle spalle una storia, una cultura. Non è la semplice danza dove la danzatrice muove il ventre e usa il velo, no, è una danza ricchissima di stili. Quindi voglio dire, non ci si stanca nel vedere i movimenti perché sono diversi, sono sempre più complessi, ma cambia anche la musica. Cambia la musica, ovviamente, ogni stile ha la sua musica, i ritmi di questa danza sono tanti, hanno i nomi difficili, sembrano tutti uguali, in realtà sono tanti, sono tutti diversi. Anche studiare la parte ritmica per una ballerina è molto importante, saper distinguere un brano, uno stile, una musica, se è moderna, se è antica, eccetera. C'è uno studio infinito dietro questa danza e un'insegnante brava è quella che non smette mai di studiare. I professionisti sono eterni studenti, quindi si continua sempre, continuamente a sono studiare. Eterni ricercatori dell'arte esattamente, sì, dell'arte. Come ti definisci anche tu, perennemente alla ricerca dell'arte. Berardino, ma noi questa bella abitudine di assegnare questi spazi, perché in genere quando parliamo di parchi o parliamo comunque di aree pubbliche ci viene immediatamente in mente associarlo alla pratica delle bocce. Noi vediamo tutte queste persone che giocano a bocce e ci sembra quasi naturale, come se fossero nati là. E invece è diverso vedere, che ne so, i pattinatori o le danzatrici. No. Ma senza nulla togliere le bocce, che sono sicuramente uno sport degno di attenzione, relegato forse anche in maniera ingiusta soltanto agli anziani che occupano i parchi, ma credo che sia davvero sprecato, ecco, è giusto pensare agli spazi pubblici soltanto come ripiego del tempo libero di chi
non ha nulla da fare. Invece, ecco, questo tipo di attività che stiamo, questo esperimento, perché in fondo è digitale, è un esperimento che siamo stati indotti a fare un po' dalla costrizione del Covid, ci porta a sperimentare, appunto, scusate il gioco di parole, una nuova forma di vivere i parchi, di vivere in generale gli spazi pubblici, che è quella della sinergia con il privato. In realtà è una sinergia in cui noi come amministrazione crediamo molto, l'abbiamo fatto in tante altre occasioni. Quella dei parchi è un po' una novità, ma credo che possa essere una buona pratica anche per il futuro, a prescindere dal Covid, cioè sperando che questa non sia più una necessità dettata dalle esigenze di distanziamento, ma possiamo benissimo immaginare che nel futuro, ecco, questa buona pratica, il fatto di poter fare attività anche all'aperto, non soltanto negli spazi propri dell'associazione, dell'ente che li organizza, possa essere un modo veramente diverso di vivere questi spazi che, quando diciamo pubblici, in realtà dimentichiamo che significa proprio questo, di tutti, non del comune come un ente astratto, ma di ognuno di noi, e quindi è giusto che ognuno di noi possa utilizzarli, ma anche in questo modo valorizzarli. Bene, e poi proprio su questo assunto, spazio pubblico proprio perché è di tutti, ti chiederò una cosa. Nel frattempo torno da Sofienna per chiederti che ho letto una curiosità. Ora tu mi confermerai o meno, vediamo un attimino. Ho letto che praticamente la danza del ventre, che è anche danza o movimento terapia, è fondamentale o comunque anche utile nell'osteoporosi per le donne. È vero? Sì, è una danza, la chiamano la danza della salute in Egitto, mette a posto un po' tutto il nostro corpo, anche per l'osteoporosi, hanno dimostrato che Come ci sono ci metti benefici. l'osteoporosi, per esempio? Guarda, di preciso dovremmo consultare un esperto, però so che comunque è una danza che per esempio in Germania viene passata dal Servizio Nazionale come una vera e propria cura. Per il nostro corpo, ma non è solo quello il beneficio. Ad esempio, nella danza orientale, il primo beneficio è quello alla schiena, alla colonna vertebrale, perché con la nostra postura fondamentale, si chiama postura fondamentale, la nostra postura di base, con il bacino rivolto in avanti, riportiamo tutte le vertebre alla loro distanza giusta l'una dall'altra, e quindi questa cosa aiuta a prevenire, a curare il mal di schiena, la cervicale. Facciamo tanti movimenti con la testa che aiutano a prevenire, anche a curare la cervicale, queste e tante altre cose. Ah, non dimentichiamo che è una danza anticellulite, perché le nostre vibrazioni, le Questo nel vibrazioni, periodo pre-mare è le fondamentale. vibrazioni che si chiamano scimmie attivano la circolazione. Questo è un potente anticellulite, e soprattutto questa danza attiva il metabolismo, quindi ci fa dimagrire, ci fa stare in forma, e nello stesso tempo impariamo un'arte meravigliosa. E Quindi poi, a proposito dei chili in più, non dico di troppo, ma di qualche chilo in più, ti chiedo una cosa. Senti Bernardino, poco prima della riapertura dei parchi, proprio qui nel comune di Pescara, e sicuramente anche tu dentro la co tua commissione, aleggiava la notizia che si pensava di mettere l'ingresso a pagamento, seppur di una somma, diciamo, irrisoria. Però come poteva, perché poi di fatto non lo avete fatto, poi avete deciso di non farlo, però come poteva conciliare questa cosa con un bene pubblico di tutti e l'ingresso a pagamento per alcuni? allora, mi viene da dire, prima ancora di rispondere alla tua domanda, che mi viene da chiedere a Francesca se c'è una danza del ventre per gli uomini, perché, Come visti no, i benefici, certo. mi stava allettando molto. Certo che c'è, certo Ecco, che come c'è. immagino che sia qualcosa del genere, quindi Mi molto aspetto a Villa Savoia. Va interessante. perfetto, va bene. Parliamo in separata sede Va e bene. rispondo alla domanda di Coronato. Brevemente, Berardino, perché... Perdonami, Sì, brevemente dimmi. perché stiamo per chiudere la trasmissione. Molto brevemente, quando si amministra una cosa pubblica bisogna sempre tenere in mente quello che è l'interesse pubblico, e quindi non si può così tout court dare gratuitamente degli spazi anche quando magari ci piacerebbe. È chiaro che va fatta una valutazione ponderata di quello che è il vantaggio, di quella che è la possibilità
di poter dare gratuitamente alcuni spazi è quello che è il vantaggio per la collettività. In questo caso diciamo che le regole comuni ci avrebbero portato a far pagare seppur una cifra simbolica gli spazi pubblici, perché sono pubblici e quindi il comune ha dei costi per gestirli. Però davvero, vista la situazione, viste tutte, considerati i benefici che sono di gran lunga superiori a quelli di carattere prettamente economici, abbiamo fatto questa scelta che credo sia in assoluto la migliore, ma che dà un vantaggio molto più grande di quello che poteva essere un piccolo canone per l'ingresso. Ecco, spero di essere stato sintetico. Sì, sì, va benissimo. Senti, Sofia, un'ultima domanda. La tua è una danza che gratifica anche le persone che hanno qualche chilo in più. Confermi? È una danza per tutte le donne, di tutte le età, tutte le corporature, il bello è proprio questo. E ti dirò di più, nei paesi arabi la donna in carne è considerata più bella della donna magra. Quindi qualche chilo in più ci non vuole. Basta. No, anzi, ci sta bene in questa allora, danza. Meno male abbiamo trovato anche una disciplina dove non bisogna per forza fare diete serrate e stare a stecchetto a tutti i assolutamente, costi. Assolutamente, assolutamente. Noi siamo giunti al termine di questa nostra puntata. Io saluto e ringrazio Francesca De Luca in arte Sofien. Grazie per essere grazie stata qui con noi. Grazie a te. Saluto e ringrazio l'amico consigliere Berardino Fiorilli. Grazie Berardino. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a Sofien. E saluto il pubblico che ci segue da casa, a cui lascio l'appuntamento con Pronti Partenza Via la prossima settimana. Via, pronti, partenza via, si va per mare e monti, partenza via, qui siamo tutti pronti, qui siamo tutti pronti, qui siamo tutti pronti, si va per mare e monti, via, pronti, partenza via. Per mari e monti, partenza via, qui siamo tutti pronti, qui siamo tutti pronti, qui siamo tutti pronti, si va per mari e monti, via, pronti, partenza via.